l'iniziativa di quest'anno è il sesto anno che facciamo un'iniziativa sulla adolescenza, il secondo anno che invitiamo i ragazzi come autori della serata, quindi i ragazzi del liceo Agnesi presenteranno un lavoro che hanno fatto sulla vergogna. Hanno molta vergogna, mi dicono. Davvero sono contentissima della partecipazione di questa serata che è davvero straordinaria. Adesso passerei la parola a Silvia Vegetti che introdurrà il tema dei sentimenti, che è il tema di quest'anno, e in particolare darà un quadro del significato di questa iniziativa, che è un'iniziativa che ha avuto molto successo, nel senso che ci sono stati tanti tentativi di replicarla in altre città, in altri contesti, ma è difficile trovare in altri contesti tutte le condizioni che concorrono qui. Abbiamo degli insegnanti straordinari che lavorano con i loro allievi, abbiamo il segretario della Casa della Cultura e i suoi assistenti che collaborano con noi, io e la Silvia siamo amiche da tantissimo tempo e riusciamo a collaborare in scioltezza anche senza incontrarci continuamente, e poi c'è questo pubblico meraviglioso che non c'è dappertutto. Allora è stato difficile replicare un'iniziativa di questo tipo da altre parti, anche se noi speriamo che queste condizioni favorevoli si possano trovare anche altrove. Allora passo la parola a Silvia Vegetti Finzi che illustrerà il significato e gli obiettivi di queste quattro serate. Grazie. Buonasera a tutti, e questa è veramente una serata eccezionale, non si sono mai visti tanti ragazzi. Questo di solito è un luogo destinato alla discussione politica, alla discussione culturale molto alta, e potete immaginare che l'età media delle persone che seguono vale 50 anni in su. Ecco, vedere come abbiamo abbassato l'età del nostro pubblico mi fa molto piacere, anche perché c'è bisogno di ricambio. La Casa della Cultura nasce nel 1947, subito dopo la guerra, nasce dopo il crollo della cultura fascista, e quindi cerca di elaborare una cultura laica, una cultura aperta alla società, una cultura diversa, democratica da quella che avevamo lasciato nelle rovine del regime fascista. Apre la Casa della Cultura un discorso di Ferruccio Parri, quindi di un padre della patria, e qui hanno parlato tutte le maggiori personalità politiche che si sono susseguite negli ultimi 60 anni, questo è il 60° anno della Casa della Cultura. Quindi siete in un luogo storico, affido a voi il destino, il proseguimento di questa iniziativa, di questa istituzione che fa grande Milano. Voi sapete che Milano è minacciata appunto dall'essere una città degli interessi, piuttosto che degli interessi proprio nel senso finanziario, nel senso economico, e di avere un po' smarrito gli ideali che invece l'avevano retta per tanti anni. Io penso che possa riprendere, e se c'è una possibilità, questo è uno dei luoghi, non certo l'unico, non vanta nessuna esclusività, ma questo è uno dei luoghi in cui può avvenire una rinascita, una ripresa della cultura e della moralità di questa città. Detto questo pistolotto, io vi dirò che abbiamo da anni, come diceva la mia amica Elena, abbiamo raccolto qui genitori e insegnanti e cosiddetti esperti per discutere dei problemi dell'adolescenza, problemi che voi sapete certe volte hanno delle punte molto acute, diventano emergenze, ma altre volte invece hanno delle forme di disagio, di malessere molto più sotterranee, alle quali abbiamo cercato di dare in questi anni parola. Ci siamo però accorte che in fondo non era giusto che i ragazzi fossero esclusi, si parlava tanto di loro ma ben poco con loro. Invece abbiamo deciso di dare a voi la parola, di cedere a voi, anche se come sempre parleremo troppo, perché è molto difficile smettere di avere in mano il bandolo della matassa. Però è cambiato tutto, noi non siamo soli dietro a questa scrivania, a questo tavolo, come vedete ci sono molti altri, parleranno soprattutto loro. Abbiamo scelto il tema dei sentimenti perché il tema dei sentimenti è un po' dimenticato. Nella scuola tradizionalmente ci si rivolge all'intelletto, alle componenti cognitive della personalità, dimenticando
quelle emotive, quelle affettive, quelle sentimentali, che invece sono nel cuore della vostra età. Io credo che per la vostra età le emozioni, i sentimenti siano il nucleo proprio della vostra personalità, della vostra crescita. Recuperare anche questo non vuol dire che la scuola dismette la sua specificità, cioè gli insegnanti saranno sempre delle persone competenti, delle persone che devono educarvi, che devono trasmettervi della cultura, dei valori intellettuali, dei valori civili. Quindi non sono la De Filippi, intendiamoci, questa non è né il Grande Fratello né Amici Miei. La priorità dell'insegnante rimane tale. Io credo che se acquista anche delle componenti di sensibilità, di capacità di ascolto, di scambio, se vi trovate dove voi siete, io credo che le cose possano cambiare anche nel senso intellettuale, nel senso culturale, perché sappiamo che l'intelligenza o è intelligenza animata dalle emozioni oppure non funziona, diventa soltanto riproduzione, diventa mimesi, diventa obbedienza passiva, ma non è quello di cui abbiamo bisogno. Se questa società ha bisogno di qualche cosa è di intelligenze creative in tutti i campi, che portino innovazione, che portino linguaggi nuovi, che portino nuovi modi di stare insieme. E forse questo, lasciatemi a voi appunto la parola, la regia, la conduzione di queste serate, può essere uno dei modi per farlo. Tra i sentimenti abbiamo scelto, come sapete, la vergogna, la noia, l'amore e la speranza, due negativi e due positivi. Però tutti, se vengono affrontati con coraggio, con determinazione, se si dà la parola a tutti questi sentimenti, io credo che possano essere un motore di evoluzione, un modo per comunicare, per crescere insieme, per andare avanti, per trovare dei nuovi profili di personalità e di identità che non siano quelli tradizionali. Sappiamo che gli stampi della tradizione sono ormai infranti, nessuno può essere un adolescente come siamo stati noi, io non credo che voi possiate percorrere il nostro cammino, è improponibile, ne state cercando di nuovi, è molto stimolante la ricerca di nuovi modi di vita che non siano già pregiudicati dal passato, ma è anche molto difficile. Quindi a voi si apre una sfida. Noi avevamo un cammino più spianato, nel senso che finivano gli anni 50, gli anni di repressione, di sessuofobia, di autoritarismo. Abbiamo avuto il piacere appunto di trovare una certa libertà sessuale, intellettuale, di incontro. Io ho scopato poco il movimento studentesco, molto il movimento delle donne. Abbiamo fatto tante manifestazioni con Zoccoli e Gonnellone e credo che qualche cosa sia cambiato, che qualche cosa vi abbiamo lasciato, anche se voi non lo sapete. Sarebbe bello che confrontaste la vostra adolescenza con la nostra e sarebbe possibile vedere come il mondo si sia rinnovato grazie anche ai caroselli delle donne, delle giovani donne di allora in Piazza del Duomo, magari col prezzemolo tra i capelli. Quindi molte cose sono cambiate, le emozioni non sono più quelle, la vergogna ad esempio, che è quella che affronteremo questa sera, è completamente cambiata. Fino agli anni 60 la vergogna era una questione sociale, era la comunità, il paese, il quartiere che dichiarava che una persona doveva vergognarsi, no? C'era questa accusa, questa condanna, devi vergognarti. Più delle volte la vergogna era affidata alle donne, alla ragazza che tornava a casa la sera, che usciva con i tacchi a sfilo, che si toccava, alla ragazza che non stava nelle tradizioni e nelle aspettative della famiglia e del quartiere, della comunità. Ora la vergogna non è più decretata dalla società, la svergognata non esiste più, è piuttosto una vergogna intima, segreta, è nel vostro cuore un sentimento di vergogna e poi ne parlerete voi stessi e nasce a mio avviso dall'inadeguatezza. Tre sono le fonti di inadeguatezza con cui questa società impone i suoi ideali. Una è la famiglia. Una volta c'erano tanti figli e i genitori si aspettavano qualche cosa di diverso da ciascuno di loro. C'era quello che sarebbe stato intelligente, l'altro simpatico e l'altra invece la bella di famiglia. C'erano delle aspettative distribuite su più fronti. Ora il figlio unico, che la maggior parte dei casi le famiglie hanno un unico figlio, si trova invece ad essere investito da tutte le aspettative, per cui i genitori si aspettano che prenda il premio Nobel e la medaglia d'oro delle Olimpiadi, che sia Miss Italia e che sia Levi Montalcini,
Quindi i genitori stessi, con le migliori intenzioni, gravano i loro figli di aspettative molto pesanti e spesse volte contraddittorie. Ma perché non esci mai? Ma perché non studi? Oppure, come io dico a mio figlio, cerca di non correre quando esci, ma fai presto, torna presto e non correre. Ecco, siamo carichi di contraddizioni e voi ne sopportate tutto il peso di queste aspettative, molte volte insostenibili. Un'altra pesante aspettativa nascono dai mass media. La televisione soprattutto propone degli ideali di bellezza, di eterna giovinezza, di efficienza, di giocosità, di felicità esibita. No? Quelli che bevono bibite frizzanti saltano, ridono, si abbracciano, hanno i capelli al vento, e chi non rientra in questi parametri si sente inadeguato. Ci sono delle norme, non solo di normalità, e questo è già sbagliato perché io credo che nessuno è normale, ma addirittura delle norme di eccellenza e sostenibili. Allora l'ideale, che non è raggiungibile per definizione, nessuno può raggiungere l'ideale altrimenti non sarebbe più tale, diventa persecutorio. Non ce la faccio, sono troppo piccolo, troppo grasso, sembro troppo un bambino, no, sono vecchieggiante. Ecco, c'è sempre qualche cosa che non va di fronte a questi idoli mediatici, che sono idoli simulati, non esistono in realtà. Quindi ci si sta confrontando con un Olimpo di dei di carta o di luce che sono per definizione inarrivabili. Un'altra silenziosa dimensione di attesa e di induzione di inferiorità è quella di questa società quando entrerete nel mondo del lavoro. Allora la promessa è che tutti possano eccedere, basta che lo vogliono, all'americana, no? Ci potrete diventare tutti ricchi, potenti, anche magari soltanto vincendo un quiz alla televisione o un biglietto della lotteria. Comunque il messaggio è questo: a tutti è permesso diventare persone di successo, e chi non ce la fa vuol dire che ha qualche cosa che non va. Questo è un ricatto a cui, come tutti gli altri, a cui voi dovete sottrarvi. Quindi è molto difficile, avete delle aspettative pesantissime, non lasciatevi schiacciare, trovate l'unica strada possibile, che è quella di realizzare le vostre potenzialità. Ognuno è diverso dagli altri, ognuno ha le proprie capacità, ognuno ha le proprie strade da seguire, quindi bisogna farlo, bisogna scoprire chi siamo, bisogna darci identità, non da soli, non nell'individualismo proprietario e competitivo che viene proposto, ma insieme. Ognuno deve diventare se stesso con gli altri in un clima di libertà, di collaborazione, di amicizia, che è quello appunto che io credo che nasca quando si lavora insieme, quando si procede insieme. Mi sembra che questo lo stiate facendo, insieme alle generazioni precedenti, senza appunto avere timore di essere compressi da un eccesso di autoritarismo, perché noi stessi proviamo tanta inadeguatezza. È molto difficile essere vecchi in questa società che impone la gioventù come unico modello. Quindi per l'inadeguatezza ce n'è per tutti, no? È l'unica cosa democratica. Quindi procedere insieme senza paura, confrontandoci, andando avanti e consentendoci anche di sbagliare, e poi appunto la vita ci aiuterà. E io vi auguro a tutti, come avrete, come tutte le generazioni, le vostre difficoltà e le vostre chance, e auguro a tutti voi una buona vita. Silvia diceva della società dei figli unici, e io credo proprio che la società dei figli unici impari a fare gruppo sociale, debba imparare dei valori collettivi extrafamiliari, come per esempio accade nei gruppi o nelle intere classi, come in questo caso una classe che ha collaborato al suo interno, ma anche nella rivalutazione dei rapporti d'amicizia, dei rapporti tra cugini, cioè che l'aspirazione a far parte di un gruppo di pari possa trovare un'alternativa a quella della fraternità biologica e trovare delle forme sociali di partecipazione, di cui questa serata, dove una classe si presenta e si mostra col suo lavoro, è un esempio.
esempio. Passo la parola a Maurizia Franzini, che è l'insegnante della quinta di DSC del liceo Amici della Comunicazione, che presenterà il lavoro che hanno fatto gli insegnanti e i ragazzi in classe. Buonasera, mi scuso per la voce, non c'è, cercherò di infliggervela per il minor tempo possibile. In realtà il lavoro è stato fatto da me, ma soprattutto da Remo Cacciatori, il mio collega che ha portato questa classe dalla prima alla quinta. Io sono arrivata in questa classe solo da quest'anno, ho stabilito, devo dire, da subito un rapporto bello con i ragazzi, e questo ci ha consentito a me e a Remo di ripetere un'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso con due classi parallele qui alla Casa della Cultura, e che era stata veramente interessante per noi, era stata interessante per i ragazzi, aveva avuto una ricaduta poi molto positiva anche sul proseguimento del lavoro didattico, e quindi era veramente interessante per noi docenti ripetere questa esperienza. L'abbiamo fatto con questa classe e devo dire che il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro che ha già dato dei frutti davvero importanti, davvero significativi. Io vorrei semplicemente raccontarvi molto brevemente come abbiamo lavorato, molto brevemente, perché poi parleranno i ragazzi, ci sono voci di tutti i tipi che approfondiranno gli aspetti, i momenti di un lavoro che è stato vario e complesso, come avete modo di rendervi conto personalmente, e ha avuto anche, come dire, degli accenti di consapevolezza molto profonda, degli accenti critici che verranno fuori e che i ragazzi vi proporranno alla discussione anche di tutti noi questa sera. Il tema che i ragazzi non hanno scelto, ma abbiamo scelto noi, è stata una vergogna, e questo tema ci ha posto il primo problema con cui abbiamo dovuto confrontarci, e cioè il fatto che la vergogna per definizione si nasconde, tende a nascondere, a far nascondere, come diceva la professoressa Legetti Finzi, la vergogna è segreta e quindi non si dice. Allora il primo problema era quello di dirla, non facendo discorsi teorici sulla vergogna, perché non era questo che ci interessava. Quello che volevamo fare, come diceva la professoressa Leggetti Finzi, era mettere in gioco i nostri sentimenti, metterci in gioco. E quindi abbiamo dovuto trovare un modo per parlare di una cosa di cui normalmente non si parla. E qui è venuta fuori da una nostra collega, che è qua con noi, un'idea molto bella, l'idea del blog, della piazza elettronica, del forum, che un nostro collega, il professor Passarello, ci ha prontamente attivato. Devo dire che anche questa non è cosa da poco, perché il fatto di vivere in una scuola in cui c'è un rapporto di collaborazione molto forte tra molti docenti ci permette di fare anche interventi poi belli come questo. Belli per noi, prima di tutto, poi giudicherete voi la qualità definitiva, ma insomma. E quindi abbiamo creato questa piazza elettronica, questo forum, in cui i ragazzi e le ragazze sono entrate con un nickname, quindi in modo del tutto anonimo, e hanno potuto scrivere nella più assoluta, o quasi, poi loro stessi mi racconteranno quali sono i limiti di questo lavoro, ma comunque in partenza e con una buona tenuta, questo lavoro è stato appunto un lavoro fatto nell'anonimato. I ragazzi hanno scritto appunto le loro vergogne e si sono ascoltati, hanno parlato, si sono ascoltati, perché tutti leggevano quello che gli altri scrivevano, si sono risposti. Sono venute fuori circa 25.000 battute di sentimento vero, di esperienze, 25.000 battute veramente forti, che erano a quel punto patrimonio di tutti, con questo.
proprio con questa caratteristica di essere però appunto state prodotte nel silenzio più totale, nel rispetto più totale dell'anonimato. Intanto, mentre a casa, appunto loro, i ragazzi facevano questa, diciamo, raccontavano queste loro vergogne, in classe in alcuni momenti abbiamo parlato invece in modo più teorico della vergogna, proprio anche partendo, come diceva la professoressa Vegetti Pinzi, che ci ha seguito in questo lavoro, partendo dai modelli, dagli standard che la società ci impone, ci propone, prendendo delle immagini, discutendone, ricavando appunto una definizione approssimativa e non certo esaustiva di questi modelli, ma comunque ragionando su questo. A questo punto il problema di fronte appunto a questa riflessione da un lato e a questa ricchezza esplosiva di queste 25.000 battute dall'altro, il problema era come comunicare questa ricchezza, come rendere appunto partecipare, no, questa esperienza agli altri. A questo punto, di nuovo, una, diciamo, fortunata casualità ci ha messo in contatto attraverso il rapporto di una nostra collega con un regista, che noi abbiamo trovato assolutamente straordinario, Giovanni Collini, che ci ha proposto l'idea di un cortometraggio. Naturalmente, dati i tempi, la classe nel frattempo, dall'inizio dell'anno oggi, ha fatto anche uno stage a Cambridge di 15 giorni, e il 9 di novembre la scuola è cominciata l'11 di settembre, quindi il tempo era proprio poco. È subito passo chiaro che questo cortometraggio non avrebbe potuto essere il prodotto di un lavoro guidato dal regista e fatto passo a passo dai ragazzi. Quindi è venuto fuori invece un prodotto, diciamo, di sintesi che raccoglie contributi diversi. I ragazzi hanno portato il materiale della loro esperienza scritta in quelle battute che da 25.000 sono passate a 5.000 in una prima, diciamo, condensazione che abbiamo fatto con il suo cacciatore io, e poi a non credo più di 2.500 che sono quelle che sentirete nel cortometraggio. Queste frammenti della loro esperienza sono stati da loro registrati in una serata che hanno fatto alla Mixal, questa società con cui lavora questo regista, sono stati registrati da loro, con le loro voci, che poi il regista ha lavorato, e sono stati montati dal regista accostando queste voci ad immagini che le commentano, che voi vedrete, sono immagini di Milano girate da lui. Quindi, il cortometraggio, come vedete, che concentra questa esperienza che i ragazzi hanno raccontato, questa loro esperienza che i ragazzi hanno raccontato, è, come dire, è il risultato del lavoro di tre soggetti. Così come l'esperienza appunto di questa sera, no? È il risultato di un lavoro complesso che vede diversi protagonisti in gioco. Ci sono i ragazzi con la loro ricchezza, con la loro esperienza e anche con la loro partecipazione, diciamo, tecnica, che hanno dato il contributo ovviamente fondamentale, più importante, nei confronti del quale c'è stato, e questo ci è piaciuto veramente molto da parte del regista, un grandissimo rispetto. Non c'è una parola diversa da quella che i ragazzi hanno detto. C'è stato però anche un lavoro di interpretazione, che è quello delle immagini. Le immagini le ha girate Giovanni Collini e sono la sua interpretazione del discorso che hanno fatto i ragazzi. E poi c'è stato un terzo momento che è venuto dopo il lavoro di registrazione e in cui i ragazzi hanno cercato di riappropriarsi di quella parte di lavoro che un po', diciamo così, sentivano di non possedere fino in fondo, perché è stata portata avanti dal regista. Hanno fatto un lavoro di riflessione, loro in prima battuta, sulle cose che sono venute fuori nel blog, sull'esperienza della registrazione, e nella seconda parte, dopo la proiezione del cortometraggio, vi proporranno anche, attraverso una serie, diciamo, di interventi flash, queste loro riflessioni, che sono diverse, non sono univoche, non c'è questa volta la posizione della classe, ci sono tante posizioni, alcune sono posizioni della classe,
altre sono posizioni individuali, alcune sono posizioni fisiche. A noi questa articolazione, questa ricchezza è parsa un dato assolutamente positivo e lo presentiamo così come è venuto fuori. Pronto? 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 Posso sapere cosa mi può succedere? Pronto? Pronto? Vorrei sapere se c'è un motivo. Se non faccio la cosa giusta, cosa mi succede? Pronto? Volevo dire che ho un fastidio al cuore. Secondo me è la vergogna. Se c'è un motivo, insomma, cioè sì o no per questo al mondo? La vergogna? Pronto? Quando sto in intimità con un ragazzo. Pronto? No, non mi vergogno a parlare di fronte al mio ragazzo, non mi vergogno a mostrare la pancia, non mi vergogno a rivolgermi alla gente, non mi vergogno. Dai, se ti senti dire dei genitori certe cose, sei deluso e robe così, sai, quando uno crede in te e ti vuole bene, è una vergogna che ti annulla. È tutto questo che crea la vergogna. Gli standard, i modelli, gli atteggiamenti, giusti o sbagliati. Pronto? Pronto? La mia vergogna è il mio corpo. Mi stavo ammalando. Pronto? Pronto? Volevo sapere, per quel fastidio al cuore. Pronto? Mi ammalavo di una malattia che poi sei sempre inadatta, sempre inadeguata. Io devo piacere agli altri. Pronto? Pronto? È per il male di mia madre che se la porta via lentamente. Pronto? Per le origini straniere. Pronto? Per i miei genitori che... Pronto? Quando il mio ragazzo... Pronto? Ecco, l'avevo tradito. In tutte le ore del giorno. Vergogna, vergogna. Forte, sottile, è come un senso di soggezione. Spogliarti. Fare determinate cose, quello che lui vorrebbe tu facessi. È la paura di non aver nulla da dire. Stupida, mi sento stupida. Per i pomeriggi, da sola, sai, non potersi mettere a livello degli altri, essere presi di mira. Poggio! Posso scomparire? Io non mi vergogno di niente, davvero, non mi vergogno di niente, tranne di quel ragazzo sulla sedia. Pensavo mi allungasse la mano per salutarmi. Quelle informazioni che si scrivono sulla carta d'identità. Posso nascondermi? In 18 anni che vivo, non sono riuscita a dirle mamma. Ti voglio bene. Comunque andranno le cose. E chiunque tu diventerai. Conoscenti, amici, estranei. Mi sento sempre un gradino al di sotto. Ehi, che non mi sento mai adeguata! Quello sulla sedia a rotelle. Non poteva muovere le braccia. E sono rimasta con la mano così. E quando sbaglio un compito in classe? Pronto. È che lui ha tirato fuori tutte le prove. Le prove che l'avevo tradito. E lì ti vergogni proprio come un ladro. E finalmente ero nei canoni della bellezza riconosciuta. Però stavo malissimo. Stavo scomparendo. Pronto? Ci sono momenti in cui vorrei profondare. Pronto? La sua malattia, la sua regressione all'infanzia. E io che la guardo passivamente, senza poter fare nulla. Pronto, volevo sapere, per quel fastidio al cuore. Per quel fastidio al cuore.